Il Papa, che ha scelto per sé il nome del Santo d'Assisi, ha voluto che la sua lettera portasse un titolo ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco, una delle più belle preghiere di lode per il creato. È proprio da lì parte il Papa, lodare il Signore per il grande dono che ci ha fatto. Dice Papa Francesco: Francesco manifestò un'attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa e il suo cuore universale. Era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. San Francesco, fedele alla scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e bontà. Stare in mezzo alla natura ci rilassa, ci dona pace, ci fa respirare aria buona, ci fa svagare la nostra mente e ci aiuta anche ad incontrare Dio. Come diceva Francesco, il creato è un libro con cui ci parla. Guardando un bel paesaggio, vi siete mai chiesti chi l'ha fatto? E di fronte all'inquinamento, chi ha rovinato tanta bellezza? Il primo consiglio che vi do oggi è forse uno dei più banali, ma comunque anche uno dei più importanti. È quello di zero sprechi. Cerchiamo di spegnere le luci quando non usiamo le stanze in cui sono accese, oppure di non sprecare l'acqua, ma soprattutto a tavola zero sprechi. E quindi non avanziamo niente, perché come ci diceva Papa Francesco, il cibo che si butta via è come se fosse rubato dalla mensa di chi è povero. In questo periodo avrete già sicuramente sentito il fatto di usare il meno plastica possibile. Ecco qui delle valide alternative. Per esempio, si può utilizzare una borraccia per contenere l'acqua, oppure per contenere dei cibi che per esempio sono avanzati, dei contenitori che sostituiscono anche la pellicola di plastica e che quindi possono essere riutilizzati.